Buon pomeriggio e bentornati a tutti. Siamo riuniti con Alessandro Solbiati e con un gruppo di ospiti per parlare di un disco che si intitola Crescendo, pubblicato da Ema Vinci, che è l'organizzatore di questa serie di incontri con Alessandro Solbiati e con la sua musica. Dicevo che si intitola Crescendo e Crescendo non è soltanto il titolo del disco, ma è il titolo di un progetto di ampio respiro che invito subito Alessandro Solbiati a illustrare. Buongiorno a tutti, grazie, grazie Enrico, grazie a tutti. Allora, così nel 2011, durante un incontro casuale in quel momento con Daniele Partiani, che tra poco poi presenterai tu, e si parlava dell'orchestra dei piccoli pomeriggi musicali, quindi di un'orchestra minorenne, tutti sotto i 18 anni, diciamo tra i 12, tra gli 11 e i 17 anni. Si parlava di varie cose e si parlava del fatto che certo è più difficile fare un approccio, condurre un'orchestra di questo genere a un approccio alla musica contemporanea. Si parlò di una trascrizione, ma insomma io non ero affatto disponibile, non mi interessava fare una trascrizione di un altro, sembrava di fare un pezzo facilitato per l'orchestra di giovani. Nacque l'idea viceversa di fare un'operazione molto più ricca, più affascinante per me. Cioè quello di rimanere in qualche modo in residenza presso questa orchestra per 2 anni e di fare uno dopo l'altro una serie di pezzi, sono 8 pezzi della durata di circa 4 minuti ciascuno, dedicati quindi scritti per un'orchestra minorenne, dove però, a differenza di quanto succeda purtroppo, devo dire, nella maggior parte della musica a tutt'oggi scritta per giovanissimi esecutori, non solo per orchestra, parlo anche per pianoforte, eccetera. E allora uno cambia anche genere di musica, scrive una musica più facilina come musica perché sai, sono giovani. Invece no, la musica è assolutamente la mia da tutti i punti di vista. E sono 8 pezzi che combinano un interesse, come dire, musicale con un interesse tecnico di volta in volta, ma l'ultima cosa che dico, sono pezzi che io non ho scritto tutti insieme e poi loro li hanno fatti uno per volta tutti insieme, no, no. Ne facevo uno per volta circa ogni 2 mesi, assistendo alle prove di un pezzo, vedendo quali potevano essere i problemi o invece le cose che erano più facili di quello che io pensassi, e pensando al successivo soltanto venendo dal precedente. Quindi il titolo Crescendo, non so se vale per l'orchestra, ma è valso moltissimo per me. Sono io che sono cresciuto insieme a questi giovani meravigliosi e vedendo il loro viaggio nell'approccio musica d'oggi attraverso questi 8 pezzi e modulando le mie modalità su di loro, ma ripeto, senza fare nessuno sconto sul piano musicale. Il tuo partner principale in questa avventura è stato Daniele Parziani, che segue i piccoli pomeriggi fin dalla fondazione, che è direttore d'orchestra, ma che ha anche studiato a fondo proprio i problemi, diciamo, correggimi Daniele se sbaglio, i problemi anche della didattica, di come far diventare orchestra una fila e poi un'orchestra, un gruppo di musicisti così giovani. Vuoi dirci anche tu come è nato questo progetto e dire due parole appunto sulla cosa in sé, sull'orchestra dei piccoli pomeriggi? Allora, certo, intanto buonasera a tutti e bentrovati. Partirei cogliendo lo spunto che mi ha dato proprio Alessandro, dicendo: non so se i ragazzi sono cresciuti, sicuramente sono cresciuto io. Intanto ricambio, sono cresciuto io, perché come direttore, come musicista, affrontare le partiture di Alessandro insieme all'orchestra dei piccoli pomeriggi è stato sicuramente motivo di crescita. Ma dal punto di vista educativo, ecco, penso che questo progetto sia stato molto significativo per tutti coloro che sono stati coinvolti, perché il fatto che Alessandro sia stato compositore in residenza e abbia seguito dal vivo, appunto, come ha detto, mese dopo mese, vedendo quelli che potevano essere i problemi, riscontrando, creando un rapporto con i ragazzi, che poi è perdurato nel tempo e lo vedremo a breve, perché abbiamo appunto degli ospiti graditi in questo senso, è stata la componente, secondo me, decisiva che ha reso questo progetto, direi quantomeno unico, per quella che è la mia esperienza sicuramente. La musica di Alessandro non è stata né scritta né eseguita, secondo me, con degli sconti. Abbiamo cercato, io da sempre sono un perfezionista e ho sempre cercato questo sia come violinista che come poi direttore.
nell'ambito di un'orchestra giovanile, trasmettere questo principio, cioè la ricerca di una puntualità, di una precisione, di un'aderenza alla partitura originale, secondo me è fondamentale, perché è l'approccio di una serietà che spero di aver tramandato a questi giovani che si porteranno poi nella professione. È chiaro. Tra l'altro, io da ascoltatore sono certo che se uno di noi, chiunque di noi, ascoltasse le incisioni di questi 8 brani di cui Alessandro Solviati ci ha detto, senza sapere chi li sta dirigendo, chi li sta suonando, non avrebbe l'impressione che si tratta di un'orchestra di giovani, cioè non si farebbe nemmeno la domanda. E credo che sia utile quindi cominciare già adesso ad ascoltare il primo degli 8 brani di Crescendo, che si intitola Hello, e quindi una formula di saluto, che è anche la formula di saluto appunto che noi tutti rivolgiamo a questa iniziativa. E dopodiché chiederò appunto a Daniele, che intanto ci può pensare, di rispondere a una curiosità che è molto forte in me, cioè che differenza c'è, diciamo, a approcciare un brano di musica contemporanea non semplice, perché sappiamo tutti che la musica di Alessandro Solviati è una musica che richiede impegno, che richiede adesione, non è una musica che facile, immediata, per chi, soprattutto per chi la esegue. E quindi che tipo di specificità richiede il fatto di doverla eseguire di fronte a un gruppo di ragazzi che possono avere tutte le qualità del mondo tranne una, che è quella dell'esperienza, dell'abitudine ad affrontare partiture di questo tipo. E quindi adesso pregherei Giuseppe Scali, che è il nostro padrone di casa, che è il responsabile di EMA Vinci, di farci ascoltare questo primo brano, che si intitola appunto Hello. Thank you.
Alessandro, prima che Daniele ci spieghi come si lavora con dei giovani professori d'orchestra, vuoi dire due parole sul pezzo che abbiamo ascoltato? Com'era nato, la sua genesi? Innanzitutto perché si chiama Allo? Si chiama Allo per un doppio senso. Allo perché salutavo l'orchestra con cui diventavo in presidenza, ma Allo per un altro motivo. I concerti dell'orchestra dei piccoli, piccoli pomeriggi, sono spesso legati a, anche nelle scelte di programma attorno, a feste, ricorrenze, situazioni, stagioni. Ad esempio, il primo concerto di stagione, come Daniele pensa, è quasi sempre legato a una festa che io peraltro detesto, cioè Halloween, quindi fine ottobre. E ecco che Hallo è Hallo, ma è anche Halloween. E ho pensato, bene, volete i mostri? Cari ragazzini, vi piacciono tanti i mostri Halloween che io detesto? Bene, ve li do io. E ho pensato, quale migliore occasione per far conoscere subito d'impatto a un'orchestra di giovani delle tecniche che oggi si chiamerebbero tecniche estese, alcune tecniche particolari, strumentali, mettendole sotto l'alone del fatto che stiamo mettendo in scena un mostro. Infatti sopra il pezzo ci sono delle piccole didascalie, ogni tanto, che sono, si costruisce un mostro, il mostro avanza, il mostro qui è urla nel punto in cui c'era molto grido, quando è l'unico punto un po' dolce c'è scritto il mostro, anche il mostro sogna, va bene. Ma vi faccio soltanto un piccolo esempio, e cioè all'inizio, proprio subito all'inizio, si sentono degli archi, gli archi che fanno un suono, quello che si chiama suono soffiato, cioè che suonano senza mettere una nota, ma strofinando l'arco in modo che si senta solo il soffio. Come si fa? Bisogna mettere l'arco obliquo, eccetera. L'esempio, la cosa che devo dire io per dire qual è il rapporto, è per questo che mi piace dire questa cosa subito del rapporto con i ragazzi, è questo: quando con un'orchestra di grandi, non i pomeriggi musicali, un'altra orchestra italiana, non dirò quale orchestra, dovetti spiegare per tutt'altro mio pezzo che cosa vuol dire suono soffiato, come si fa a ottenerlo, ci misi un quarto d'ora e subì decine di ironie da parte dei strumentisti ad arco. Con i ragazzi dell'orchestra il concetto è solo dire: sentite, dovete mettere l'arco così e dovete sentire solo il soffio, siete il mostro che soffia. Se sentite una nota è sbagliato, e in due minuti hanno fatto quello che l'orchestra professionale ha fatto in almeno 20 minuti. Questo è dare a dei giovanissimi subito un incontro, un tecnico di nuove recenti. Daniele. Assolutamente, Alessandro già ha detto qualcosa di veramente che ricordiamo intanto di questa esperienza, molto chiaramente, e di veramente importante nell'ambito della didattica, del rapporto. Mi riaggancio a un principio che ho espresso prima, quello della perfezione. Non voglio essere frainteso, non c'è in alcun modo la pretesa di essere arrivati a rappresentare la perfezione o di averla in qualche modo registrata su un supporto fonografico per sempre, di non poter fare di meglio. Assolutamente, niente di più lontano dalle mie intenzioni. Quello che intendevo dire è che è importante trasmettere ai ragazzi il desiderio di raggiungere questo obiettivo, di puntare sempre adesso, perché questo è quello che ogni artista in realtà ha nel cuore e nella mente sempre ben presente. Quindi è una ricerca infinita, e questo è chiaro a tutti, però trasmettere questo desiderio, questa passione, questa cura. Allora come si fa, mi chiedevi? Allora ci sono alcuni aspetti anche della direzione d'orchestra che intervengono in questo senso. Ad esempio, c'è stato sempre un modo di dirigere piuttosto segnato in me, delle suddivisioni, che per certi aspetti è un difetto. Ho trovato nella musica di Alessandro e nella musica, nella direzione dell'orchestra giovanile, questo difetto quasi utile, nel senso che alle volte c'è bisogno di una, è meglio una maggiore chiarezza e pulizia piuttosto che il grande gesto interpretativo. Cioè partiamo intanto da quelle basi, bisogna trasmettere ai ragazzi innanzitutto la necessità di avere una base di pulizia tecnica e di rigore, che è questo quello a cui mi riferivo prima. Poi per quanto riguarda l'aspetto interpretativo, secondo me si entra in un rapporto più delicato, più sottile, più legato più alla maieutica, e bisogna in qualche modo rendersi conto da chi è composta realmente l'orchestra che hai davanti. Peraltro l'orchestra dei piccoli pomeriggi musicali, nel momento in cui i ragazzi compiono i 18 anni, si salutano, e quindi c'è un continuo ricambio, e quindi bisogna continuamente rivedere gli equilibri. E in questo senso le parti reali dei fiati, le spalle, i nuovi arrivati che devono ancora imparare, comprendere che cosa significa seguire una spalla, seguire un direttore, ascoltare anche i fiati se fanno parte degli archi. Tutto questo è cangiante,
e necessita, secondo me, da parte del direttore di una grande attenzione, quasi direi empatica. Ecco, nella tesi che io ho scritto a proposito dell'educazione dell'orchestra giovanile, la parola empatia era un po' al centro di tutto. Mi sembra di capire una cosa, che è un po' come quando si insegna a giocare a tennis, è più facile da un certo punto di vista e per paradosso insegnarlo a un bambino che non ha mai preso in mano una racchetta, perché lo si imposta subito nella maniera giusta, piuttosto che a quello che già insomma giochicchia, ma che senza saperlo e senza volerlo ha preso dei difetti che poi è più difficile togliere. Questo sono certo che sia il vantaggio di lavorare con dei giovani musicisti inesperti, diciamo freschi di conservatorio. Dall'altro lato però immagino anche che ci sia un qualche cosa in cui invece sia più complicato che lavorare con un'orchestra fatta, formata, esperta, che ha già questi equilibri che tu dicevi essere cangianti, perché cambiano continuamente i membri, cosa che invece in un'orchestra stabile, in un'orchestra di grandi, vera, non accade, quantomeno non dovrebbe accadere. Quindi qual è l'aspetto più difficile nel lavorare con i ragazzi? Bella domanda, è molto... Allora, secondo me, ripeto un po' la seconda parte del mio discorso, cioè credo che ci sia un aspetto del fare musica che è trasmissibile fino a un certo punto, che è quello della capacità poi di realmente essere in grado di esprimere attraverso il proprio strumento l'arte, la musica. Cioè questo in qualche modo ci deve essere una trasmissione per osmosi, in qualche modo, perché le parole fino a un certo punto possono spiegare. Ecco, quindi forse questo, magari non so se è l'aspetto più difficile, di sicuro è quello più magico, più sottile, meno identificabile. Ecco, e in questo senso intendo dire che con i giovani, perché sicuramente è così anche con l'orchestra professionale, però il giovane in questo senso ancora devi comprendere, devi scoprire la capacità che ha, no? E quindi se è una questione di strumenti, glieli puoi dare. Se è una questione che forse non è ancora proprio sulla sua strada, è questo da scoprire negli anni, no? Noi abbiamo la fortuna e la gioia e l'orgoglio di avere oggi dei professionisti nelle orchestre italiane e non solo, che sono cresciuti con noi. Questo significa che per alcuni il percorso era proprio quello giusto. Devi stare molto attento a quello che dici, Daniele, perché poi io chiederò la controprova di quello che stai dicendo a due musicisti che hanno fatto parte di questa orchestra e che sono quindi hanno fatto anche loro, dato il loro contributo alla nascita degli 8 pezzi di Crescendo, e che a breve appunto farò intervenire, perché siamo anche curiosi di capire com'è questa cosa dal loro punto di vista. Ma prima appunto di coinvolgere Francesco Mariotti e Simone Ceriani, volevo fare un'altra domanda ad Alessandro. Ci sono negli ultimi due incontri che abbiamo fatto qui con Emma Vinci, abbiamo parlato di due lavori teatrali. E nel lavoro teatrale ci sono in gioco diverse idee musicali che poi vengono elaborate, prendono la loro struttura, anzi architettura, come piace dire a te, e si crea una grossa unità con tutti i suoi riferimenti interni, che è l'opera. Nel caso di 8 pezzi non particolarmente lunghi, perché nessuno supera i 5 minuti, il discorso è tutto diverso. Qui non è un lavoro di elaborazione di un'idea, di un materiale, ma si tratta ogni volta di creare un materiale nuovo, e questa è una sfida non da poco, e credo di farti ora la domanda più difficile forse di quelle che ti ho fatto in questo ciclo di incontri sulla tua musica, cioè come nascono le idee, perché che cosa ti spinge a dire, ecco, adesso in questo pezzo metto a fuoco una certa tecnica, una certa idea sonora, che giustamente può essere accennata, presentata, ma non elaborata nella grande forma per la natura del pezzo. Io ho sempre molta ammirazione sia per quelli che da un'idea sono capaci di creare un mondo intero,
ma non di meno per quelli che sono giocati capaci di bruciarsi tante idee in poco tempo, perché bisogna averle tante idee, e quindi la curiosità è come nascono. Intanto hai detto una frase, e ricordo quella meravigliosa frase di Schoenberg nella prefazione alle Bagatelle opera 9 per quartetto, quando dice che estendere un respiro ad un intero romanzo in fondo è facile, mentre comprimere un'intera nello spazio di pochi secondi richiede una totale assenza, lui dice, di autocompiacimento, e cioè si tratta di asciugare tutto molto. In questo caso ci sono, cioè io devo dire che nella mia vita ho sempre lavorato sui due poli, cioè se si guarda quello che ho scritto, ho spesso scritto pezzi di ampia arcata e di molto sviluppo, e però a fianco ho sempre avuto il côté del lavoro sull'invenzione, quindi sul piccolo oggetto con l'idea forte. Secondo me le regole del gioco sono, non solo per crescendo c'era una cosa in più, e cioè che gli altri, e di fronte a me c'erano dei giovanissimi esecutori. Un pezzo breve secondo me deve avere un'idea soltanto, ma forte, cioè un'intenzione. A quel pezzo devo chiedere una cosa in preciso, di preciso, deve avere una fisionomia, e attorno a quella costruisco un'arcata fortemente direzionata, cioè che ha un arco per cui si va da qui a là, lo stesso di Rinaldo lo sentiamo molto di più nel prossimo ascolto, ancora di più, e deve essere al centro ogni volta un'idea soltanto. In questo caso c'era uno stimolo preciso, come dicevo prima, i concerti a cui si abbinava il mio pezzo erano spesso legati a momenti dell'anno particolari o a feste o a circostanze. E quindi devo dire che io ogni volta, in ognuno degli 8 pezzi, fai conto che sono durati 2 anni, quindi ho avuto, come dire, un doppio ciclo annuale. Ad esempio, nel secondo pezzo che non sentiremo, che si chiama Feste, perché si chiama Feste? Perché era per il concerto natalizio, e ho pensato, cosa insegniamo questa volta ai ragazzi? A cambiare rapidamente figura musicale, a passare da un metronomo all'altro e avere un gesto totalmente diverso. Allora, Feste, perché nel periodo delle feste natalizie c'è Capodanno, che è una festa festosa, c'è il Natale, che è una festa religiosa, ho preso alcune fisionomie di festa, la danza, il fuoco d'artificio, e viceversa lo spessore, l'interiorità della festa religiosa, ho costruito 3 figure brevissime che si alternano molto rapidamente. Lo scopo tecnico è cambiate subito suono, musicalmente è sentire 3 situazioni che si alternano. Cioè ogni volta è un'idea soltanto, mediata, in questo caso per lo più, vedremo, dirò quali sono le prossime idee dei prossimi pezzi, mediata da una situazione proposta da quei concerti. In questo caso era più facile avere l'idea di partenza, perché la mediavo da un periodo dell'anno, in quello che sentiremo sarà la primavera, ma ne parliamo dopo. In altri casi no, per me, ultima cosa che ti dico, ad esempio ricorderò sempre come uno degli esercizi più importanti della mia vita di compositore, quando ho scritto i 16 interludi per pianoforte, perché sentivo avere bisogno in quel momento un rinnovamento del mio, come dire, campo di invenzione, e sono 16 pezzi che durano al massimo 2 minuti, ciascuno è un'idea soltanto. In quel caso non avevo stimoli esterni, quindi l'idea doveva... Esiste un aspetto intuitivo di cui naturalmente non si può dire da dove viene, ma è lo stimolo, quello che chiedo a quel pezzo lì. Benissimo, sì, è come dire che nell'epoca in cui, non so, del fine 800, primo 800, sempre era molto forte il contrasto tra chi su un'idea elaborava e invece chi era un profluvio di idee una dopo l'altra. Come dire, tante volte si tendeva a livello critico, musicologico, quasi a considerare meno importante questo aspetto, che invece è fondamentale, perché poi, non so, le belle melodie di Puccini, scrivile, cioè bisogna saperle fare, non è soltanto un fatto di essere capaci di prendere 3 note e farle diventare un mondo, come pure... Ma senti, invece, l'idea di Canto, che è il prossimo pezzo che ascoltiamo, poi arriviamo ai 2 giovani. L'idea di Canto da dove nasce? Ce la vuoi illustrare? Sì, anzi, grazie per avermelo chiesto, perché credo sia importante saperlo stavolta prima dell'ascolto. Da un'esigenza tecnica, perché dà esattamente il segno di quello che è stato il mio lavoro. In quel pezzo che abbiamo ascoltato, in Hello, io prima di farlo, prima di incontrare le prove, credevo che sarebbe stato difficile l'incontro con queste tecniche un po' strane, e invece non è stato difficile. C'era una cosa che credevo facile ed è stata difficile, proprio nell'ultima pagina, nell'ultimo momento,
c'è una cellula melodica dell'oboe e la tromba deve riprendere la stessa nota e farti continuare. E oggettivamente è stato difficile ottenere un unisono perfettamente intonato. Allora ho capito che c'era una difficoltà, che era quella dell'intonazione precisa passandosi una nota dopo l'altra. Stimolo tecnico, stimolo immaginativo. Era primavera, io adoro ciò che nasce, l'alba, la primavera, eccetera. Allora ho pensato di fare un pezzo in cui canto volesse dire che il pezzo fosse un'intera sequenza melodica, partendo dalla regione più grave possibile e arrivando alla regione più acuta possibile, partendo per la precisione non così, bensì sentendo che l'altro aspetto tecnico degli strumenti, dei legni, i flauti che fanno, diciamo, fanno gli uccellini per intenderci, l'insegnamento tecnico era sapere essere ornamentali, trillare senza perdere la battuta stando in tempo, insomma. Ma in questa sequenza melodica che è la protagonista del pezzo, che sale, ripeto, dalle note più gravi alle più acute, tutti partecipano alla sequenza, ma nessuno la fa. Ciascuno fa una nota in cui l'altro subentra, la prende, la collega alla successiva, eccetera. C'è un gioco di unisoni e di timbri sovrapposti che metteva al centro il problema di essere perfettamente intonati, e sentirete che è stato così alla fine. Ma quindi possiamo dire che è una Klangfarben Melodie, nel senso appunto schoenbergiano, scuola viennese del... Assolutamente sì, con in più una cosa che non faceva parte della Klangfarben Melodie, che è la direzionalità, che è una cosa che mi piace, che per me è molto importante, perché adoro i vettori in musica e quindi questa in realtà percorre tutto il registro e si capisce dove andrà a finire. Insomma. Io direi che è il momento giusto di ascoltare Canto. Thank you.
Bene, prima abbiamo parlato di Klangfarben Melodie, senza dire che è un termine appunto che si usava nella scuola viennese, che letteralmente sarebbe melodia di suoni colore, ecco, diciamo così. Cioè una melodia che nel suo corso cambia continuamente colore perché diverso è la fonte da cui proviene il suono. Ma adesso penso che sia arrivato il momento di coinvolgere Francesco Mariotti, che è violista, e Simone Ceriani, che è violinista. I due sono insieme, non soltanto quando suonavano nell'orchestra dei piccoli pomeriggi musicali, ma anche oggi sembra di capire che stiano lavorando insieme. Ho due domande per loro, una a tutti e due e l'altra invece a ciascuno singolarmente. La domanda che riguarda tutti e due parte dal presupposto che avete l'occasione di essere voi gli esaminatori dei vostri maestri, e di raccontarci se è vero tutto quello che ci hanno raccontato fino adesso. La seconda domanda che invece rivolgo a ciascuno singolarmente è: quali aspetti tecnici, visto che anche di questi si sta parlando, vi hanno più sorpreso? Oppure se c'è qualche partitura di fronte alla quale avete avuto un momento di smarrimento? Quando arrivate avete iniziato a studiare ciascuno la sua parte. Non so chi vuole rispondere per primo. Ma parto io magari. Allora mi presento, io sono Simone Ceriani, il violinista, e innanzitutto dico buonasera a tutti quanti. E partiamo dalla domanda sui maestri, giusto? Allora, io devo dire che ho sempre ammirato Daniele e il lavoro che ha fatto. Diciamo che nel tempo ho sviluppato questa sua qualità, secondo me. Io dicevo sempre che è capace di tirare fuori i fiori dalle rocce, perché anche quando il livello dell'orchestra nei vari ricambi generazionali, quando i più grandi se ne dovevano andare, avendo compiuto 18 anni, e i più piccoli dovevano prendere la parte dei più grandi, quindi periodi di anche smarrimento, lui riusciva sempre a tirare fuori lavori di qualità, e questa è la cosa più importante secondo me, perché ha sempre trasmesso agli studenti, a noi piccoli professionisti, diciamo, ha sempre trasmesso l'amore per la qualità. E anche nel caso appunto che il livello magari non fosse così alto come magari anche in altri anni. E diciamo appunto, questa secondo me è la qualità migliore di Daniele ed è proprio bravissimo nel suo lavoro e nel trattare con i ragazzi. Poi se Francesco vuole aggiungere qualcosa. Beh, insomma, è stata più che una scuola, come si può dire, proprio una seconda casa un po' per noi. Anche perché lì c'era proprio una sorta di famiglia in cui eravamo noi studenti, noi giovani, c'erano i più grandi, che erano proprio i fratelloni, che ci prendevano e ci portavano e ci insegnavano a stare in orchestra. C'erano poi i direttori, c'era Daniele, c'era la Paola Ceretta, che erano un po' quelli che, insomma, è stata proprio un'esperienza, sì, formativa, sì, molto formativa, però anche proprio a livello umano è stato molto bello. E insomma, a me faceva ridere perché quando ero piccolo io dicevo: ok, il mio insegnante è questo qua. Dicevo: il mio insegnante di viola è Claudio, che era il mio insegnante. Il mio insegnante di solfeggio è la signora Demez. Poi dicevo: e poi ho anche gli insegnanti di orchestra, che sono ai tempi erano i miei compagni di leggio, che sono stati bravissimi con me. Poi dicevo: l'insegnante orchestra è Daniele, no? Quindi avevo i tre insegnanti che erano questi qua. E io ricordo di queste cose qua con molto piacere, insomma, quando ne parlo e anche quando le sento. E questo è quanto, insomma. Per quanto riguarda l'esperienza formativa, io non sto neanche a dirlo, perché secondo me è chiaro come sia stato fondamentale per noi andare lì, insomma. Ma quando arrivavano sui leggii le parti del nuovo pezzo di Alessandro, qual era l'effetto che producevano al primo sguardo? Allora, io ti dico che quando abbiamo iniziato questo progetto, era il 2011, mi pare, e quindi noi avevamo 10 anni. E
Quindi soltanto per dire che a 10 anni per te la musica non è questa ancora, no? Cioè tu non sai ancora che esiste questo tipo di musica. Quindi tu, almeno io, ero andato lì e piccoli pomeriggi li conoscevo già, o forse ho suonato già qualche concerto prima l'anno precedente, ed era un bel progetto in cui si faceva una musica che io consideravo, appunto ai tempi ancora, consideravo ancora come musica. Quando mi sono trovato davanti i pezzi, insomma, ma penso questo un po' tutti noi, forse della generazione un po' più giovane rispetto a quelli che ancora erano i primi che sono arrivati, ovviamente, nel senso, ci siamo chiesti un po' come si potesse fare, insomma, esatto, come approcciare, soprattutto cosa fosse, no? Quindi la curiosità c'era, anche e soprattutto, diciamo, ci siamo trovati molto sorpresi a fare queste cose qua. E forse, devo dire la verità, forse ai tempi, quando eravamo più piccoli, non potevamo capire. Però adesso, ad esempio, è capitato di risentire adesso che abbiamo appena sentito Allo e Canto, e cavolo, è proprio stato veramente proprio un bel progetto, ma anche perché davvero mi chiedo come cavolo abbiamo fatto a 10 anni a suonare cose del genere e a farle così, cioè veramente per me è assurdo, e ai tempi io davvero non capivo, e quindi quello, cioè grazie, perché ai tempi ero stupido, ma davvero risentendo io veramente mi sorprendo e sono molto, anche molto grato, perché cavoli, cioè insomma, comunque sono contento di quello che abbiamo fatto, ecco. Simone? Sì, io aggiungo, dal punto di vista tecnico sicuramente una delle cose più complicate nell'approcciare questo stile di musica era il solfeggio, perché ti vedevi queste battute con settimine, quintine, ed eri tipo, oh cavolo, come si faceva? Aspetta, io sono arrivato alla terzina. Il solfeggio, io facevo 4/4, quindi è stato molto difficile. Abbiamo messo un sacco di lineette per vedere bene i quarti delle varie battute, però credo che una delle cose molto importanti di questi pezzi è che, essendo a carattere descrittivo, riuscivano a far arrivare delle immagini forti comunque anche a noi che eravamo bambini proprio. Quindi noi riuscivamo ad immaginare quello che il compositore, in questo caso appunto Alessandro, era riuscito a trasmettere con questa musica. Quindi il mostro, per esempio, in Allo, si vedeva, cioè si sentiva, e c'era tanta didascalia sulla parte, quindi non ci si poteva proprio confondere. E... Beh, anche perché insomma, poi quando uno riceve la sua parte non ha ancora la più pallida idea di cosa sarà insieme. Questa è la seconda sorpresa, insomma. Comunque, Alessandro, mi pare di capire che non hai fatto molti sconti. No, scusi, no, protesto con Simone, perché in realtà agli archi, agli strumenti collettivi, gruppi così regolari, li ho dati soltanto forse agli ultimissimi pezzi. Ero stato abbastanza attento a dare cose di questo genere soltanto alle parti individuali, cioè ai legni, e non agli archi. E tra l'altro ai legni allora dicevo, guardate, vedete una quintina, non vi spaventate, vuol solo dire che non voglio tanta regolarità, stateci dentro, guardate la mano del direttore, stateci dentro. Non la quintina per la quintina, era solo per dire che c'era stato attento. No, gli spunti non li ho fatti, questo è più importante, sugli aspetti timbici. Ad esempio, Nina Hallow, se avete sentito, a un certo punto gli archi suonano molto, c'è un suono al punticello, estremamente al punticello, che francamente a tutt'oggi, 2020, faccio fatica a ottenere da un'orchestra professionale, perché uno strumentista d'arco tendenzialmente torna in posizione ordinaria automaticamente. Con loro come si è fatto? Mi sembra Daniele, perché la grandezza di Daniele è che presentavo un mio pezzo come Mozart o come un pezzo di un film di Walt Disney, cioè non aveva lo sguardo di dire attenzione, c'è il pezzo contemporaneo, no, c'è questa cosa e si fa questa cosa come si fanno le altre, con la stessa precisione. E lì bastava dire, signori miei, dovete stare a 3 mm dal ponticello, se vi spostate non è più quello. E le cose venivano fatte, prese, credo, anche un po' come gioco da questo ministero. Però sconti non bisogna farne, se no, se si fanno sconti si continua a considerare che i giovani, i giovanissimi, siano stupidi. I giovani sono più bravi di noi, sono più svegli di noi,
sono più freschi di noi, sono senza pregiudizi, questa è la vera cosa, non c'è un pregiudizio di partenza, quindi sono pronti a prendere le cose che vengono proposte, naturalmente sotto la guida meravigliosa che avevo. Ma Daniele, com'era? Scusa, Simone, prego. No, sì, volevo aggiungere una cosa, un aneddoto divertente per quanto riguarda canto, per rimarcare questo concetto della professionalità che comunque noi avevamo nel leggere questi pezzi. Perché mi ricordo proprio prima prova di lettura di questo pezzo, mi ricordo che era stata un disastro, non per il pezzo di canto, ma per gli altri. E mi ricordo che quando siamo arrivati a leggere questo pezzo, Daniele era già molto arrabbiato per come era andata la prova, quando siamo arrivati a leggere questo pezzo, i fiati hanno cominciato, non c'era nulla fuori posto, erano veramente, hanno suonato benissimo, e Daniele tipo ha guardato la spalla, che era Diego Ceretta, mi sembra, in quel periodo, come per dire, ma scusatemi, cioè, questo viene benissimo, che è 30 volte più difficile di tutti quelli che abbiamo fatto prima messi insieme, ma state scherzando. Daniele, ma com'era l'organico in generale dei piccoli pomeriggi e specifico di questi pezzi che stiamo ascoltando? Allora, anche questa è una cosa che cambia spesso e volentieri, diciamo, che quindi non è stata... Forse Alessandro, in questo senso, se ti ricordi, abbiamo avuto anche la collaborazione con la tua classe di allievi di composizione. Citarlo, questo è bello ricordare questo, perché appunto gli allievi di Alessandro hanno poi per questo periodo anche riarrangiato musiche da repertorio classico, ma non solo, perché i piccoli pomeriggi musicali fanno anche musica jazz, pop, di altre tradizioni, diciamo. E appunto gli allievi di Alessandro hanno riarrangiato ad hoc per i nostri organici. E questa cosa non è stata semplice, anche perché addirittura da un programma all'altro, noi abbiamo un concerto al mese per 7 concerti all'anno, questa è la nostra stagione, all'epoca forse addirittura erano 8 già, ancora. Però appunto i ragazzi non sono tenuti a partecipare a tutti i 7-8 concerti, ma almeno 3. Questo fa sì che l'organico continui a cambiare. Nel caso appunto di Crescendo, noi abbiamo avuto una coppia di flauti, un oboe, una coppia di clarinetti, una tromba, il pianoforte, le percussioni e gli archi. Questo è stato quello. Gli archi come erano disposti? Cioè gli archi come erano? Primi, secondi, viola e violoncelli. Questo assolutamente lo abbiamo avuto come proprio il quartetto sinfonico classico. Addirittura poi abbiamo avuto dei momenti di solo, giusto Alessandro? Ti ricordi, no? Perché abbiamo avuto appunto delle spalle valide che hanno potuto sia il violoncello che il violino avere dei momenti di solo. Quindi sì, questa è stata la struttura di base. Ma Daniele, se non mi sbaglio, tu hai anche poi lavorato su pezzi non destinati ai piccoli pomeriggi musicali, ma ai pomeriggi musicali, anche altri pezzi di Alessandro, mi sbaglio? No, esattamente. Hai trovato differenze nel lavorare con i primi e con i secondi? Beh sì, naturalmente. Di Alessandro, ovviamente. Sì, certo. Allora, ci sono differenze che sono valide in generale, in assoluto, e sicuramente differenze anche per quanto riguarda la specificità dei pezzi di Alessandro, laddove, per esempio, per certi aspetti alcune componenti tecniche specifiche del linguaggio contemporaneo non necessitano di spiegazione, nel senso che il musicista professionista, laddove proprio non dovesse avere le idee chiare su una cosa, guarda anche la leggenda, La capisce e la... Poi ecco, è sempre compito sia del direttore che del compositore, che per fortuna mi ha sempre... Ecco, io ci tengo a dire questo, Alessandro mi ha sempre aiutato durante il lavoro, è sempre stato presente, questo per me è stato importantissimo, perché comunque intanto 4 orecchi sono meglio di 2 e poi comunque l'ha scritta lui, quindi chi meglio di lui, no? Naturalmente in questo senso, ripeto, c'è stato... Una immediatezza diversa nella lettura, proprio nella lettura. La differenza sta nella lettura. Mi fermerei lì,
perché invece poi se andiamo ad ascoltare, dal mio punto di vista il risultato finale non è assolutamente dissimile, cioè poi sarà Alessandro a dirlo, però è proprio nella lettura, quindi se vogliamo da un punto di vista tecnico, direttoriale, nell'organizzazione del tempo della prova, questo cambia fondamentalmente. Ti devi orientare subito con i grandi, con i professionisti, diciamo, dire grandi per me è dovuto al fatto che abbiamo i piccoli e i grandi dal Verme, i pomeriggi musicali, appunto con l'orchestra professionale ti orienti subito, identifichi subito quale sarà lo spezzone del brano più difficoltoso tecnicamente e vai lì ad insistere a lavorare. Nel momento in cui sei con i giovani è più la questione di dare le chiavi di lettura invece di tutto il pezzo, che poi loro utilizzeranno in tutto il pezzo, proprio perché Alessandro, concependolo in maniera didattica, ogni pezzo aveva una sua chiave di lettura, quindi una volta compresa quella tutto poteva poi procedere. Chiaro, questo ci porta a parlare anche dei tre pezzi che fanno parte del disco, che sono pezzi appunto non di crescendo ma destinati ai pomeriggi, all'orchestra ufficiale dei pomeriggi musicali. Due sono parte di un dittico, hanno Giano come riferimento, e Giano e Bifronte, quindi si tratta di due brani, e poi ce n'è un ulteriore che si intitola Raggio, di cui adesso ascolteremo, non possiamo ascoltarlo tutto perché sarebbe un po' troppo lungo, ascolteremo l'incipit, che è un incipit che mi ha colpito, perché proprio ascoltandolo all'inizio arriva abbastanza chiara, immediata, l'idea, l'ipotesi, quantomeno uno si formula l'ipotesi che non sia un caso di esposizione della vecchia forma sonata, nel senso che ci sono, diciamo, due materiali, due elementi che appaiono e molto distinti l'uno dall'altro, al principio che hanno tutta l'aria di assomigliare a quello che appunto nei banchi di conservatorio avevamo imparato a chiamare il primo tema, il secondo tema, eccetera. Ma vorrei che però di Raggio ne parlasse e lo presentasse Alessandro. Sì, dico solo mezza cosa sull'argomento precedente per la differenza per quanto mi riguarda. Io con i pomeriggi musicali, la prima volta che ebbi un pezzo eseguito con i pomeriggi musicali era lontano 1983, quindi 20 anni prima che loro due giovani nascessero, quindi è una lunga storia di rapporto. La cosa bella del lavorare con i piccoli, non che sia dovuto lavorare con i pomeriggi musicali, il pomeriggio musicale è un incontro professionale, no? E si lavora bene per ottenere un ottimo risultato. Con i piccoli la fresca, la gioia, la bellezza era che ogni volta non era una prima esecuzione di un pezzo, era un primo approccio di tutti i musicisti che avevi davanti a qualche cosa, era un nuovo, non del pezzo, ma era una nuova esperienza per tutti, anche per me, perché non avevo mai scritto per orchestra di questo genere. C'era un tasso di novità di grande fascino. Raggio e il riferimento alla forma sonata. Beh, evidentemente c'è qualcosa in me, in generale, che c'è una specie di sdoppiamento, forse, insomma, ci sono due energie, tant'è vero che poi il pezzo dopo è Janus, che dove il primo movimento è velocissimo e incalzante, un po' furioso, il secondo è lento e molto lento, e questa cosa mi è successa anche in altri pezzi. L'idea di accostare due energie molto differenti, due elementi, non li chiamo temi, ma potrei anche chiamarli, potrei dire due figure, cioè due elementi dal carattere molto differente. Il primo è questo oboe acuto, inquieto, il pezzo si chiama Raggio, un po' per la sua relativa brevità, un po' perché immaginavo questa idea di questo oboe acuto che guidava tutto. Il pezzo è dedicato a Niccolò Castiglioni, che amava la regione acuta del registro, no? Grande compositore mancato un anno prima che lo scrivessi, il pezzo del 97 per mancato del 96, e questo oboe trascina con sé gli altri una situazione estremamente inquieta. A questa è accostata una seconda situazione, secondo tema. Non mi scandalizzo che si dica ognuno di noi ha energie differenti, ma in fondo il bitematismo nasce dall'accostamento di due energie differenti e dall'idea dell'incontro-scontro di energie che producono uno sviluppo di elementi, poi in fondo, alla fine dei conti. Quindi sono radici psicologiche. In realtà io penso che in ogni forma della storia ci siano delle strutture profonde che non afferiscono
a quel periodo storico, ma afferiscono a regioni della psiche e dello spirito di ciascuno di noi, quindi cambia la modalità di mettere in scena, ma loro rimangono effettivamente. Infatti poi il pezzo, per essere brevissimo, funziona con un successivo sviluppo dell'elemento del loco che diventa ancora più inquieto, ma che approda prima o poi al secondo elemento che trascina l'orchestra a una specie di corale finale che riconcilia il tutto, sempre perché io adoro le riconciliazioni finali, sì, è il mio topos, diciamo. Però questo, ma soprattutto la cosa importante è dire: non mi scandalizza, perché penso che le strutture profonde nostre rimangano sempre nel corso dei secoli, prendendo soltanto forme differenti. Sì, sì, è lo stesso principio che viene declinato in modi diversi. Esattamente. Sì, io l'ho chiamato i temi in senso anche un po' provocatorio, ma sì, sono due figure, sono due immagini sonore molto... Bene, direi che adesso è un buon momento per ascoltarli. È sempre un peccato interrompere un pezzo, in questo caso neanche a metà, diremmo un terzo. Stavamo entrando dopo l'esposizione, stavamo entrando nello sviluppo, insomma. Ma torniamo al nostro progetto creativo e didattico. Alessandro, so che ha funzionato così bene che tu hai pensato di trasferirlo, diciamo, dal medium orchestra al medium pianoforte, e recentemente è nato quest'altro progetto che si intitola Corde e Martelletti. Lo vuoi illustrare brevemente?
Tutto nasce da nasce dal fatto che io ritengo, ho sempre ritenuto, attenzione, il mio primo pezzo nel 77 erano 6 piccoli pezzi perché ho detto pianoforte destinati ai giovani esecutori. Ho sempre pensato che è facile accusare gli esecutori perché non si dedicano alla musica contemporanea, è facile, ma una buona fetta di colpa è dovuta al fatto che i compositori spesso non si sono dedicati a condurre il loro pensiero ai giovani esecutori. Voglio dire, l'album della gioventù di Schumann è totalmente Schumann musicalmente parlando, ma può essere suonato da un giovane esecutore. Questo nella musica d'oggi, ad esempio pianistica, c'è soltanto negli Jatekov di Kurtag, ma è quasi l'unico ampio progetto destinato ai giovani esecutori. Corde Martelletti nasce da una specie di aggressione, tra virgolette, fattami dalla grande amica Maria Grazia Bellocchio, pianista, specie di sacerdotessa del pianoforte contemporaneo, che mi disse appunto: sì, voi dite, però nessuno ha mai pensato a una letteratura per pianoforte che contenga le tecniche, le sonorità del pianoforte d'oggi, ma che sia adatta a giovanissimi esecutori. Io l'ho presa in parola, ma veramente in parola, perché ne ho scritti 100 piccoli pezzi, i più corti durano 30 secondi, i più lunghi durano un minuto e qualche cosa. La metà di questi pezzi circa sono con lo strumentista normalmente in tastiera, ma magari con delle attenzioni alle dinamiche o a certe cose che sono della musica d'oggi, ma la metà utilizzano le corde, le preparazioni, mille altre, la voce, il proprio corpo, in mille modi, e credo che sia un progetto, sì, è il passo dopo di Crescendo, cioè come portare il proprio pensiero senza cambiare il pensiero a un livello di difficoltà e di organizzazione che possa essere approcciato da un giovane esecutore che forse poi non si spaventerà più quando troverà la stessa tecnica in un pezzo anche più complesso. Un brevissimo esempio che non c'entra molto col pianoforte, per dire che i giovani poi non si scandalizzano di nulla perché non hanno pregiudizi: uno di questi 100 pezzi che si chiama Cartoon, e io nella partitura ho disegnato delle faccine con i vari gesti. Perché si chiama Cartoon? Perché ad esempio deve iniziare con un grido violentissimo del giovane pianista, che poi fa una situazione molto violenta e poi fa via via deve piangere, deve ridere. Cioè, gli si insegna a non essere timido. Se lo chiedesse un pianista adulto, magari qualche problema c'è. Una ragazzina di Cagliari, indimenticabile, questi pezzi vennero suonati da 28 studenti di 6 conservatori diversi, Sala Puccini, Conservatorio a Milano. Quando fece la prima esecuzione a Cagliari di questo pezzo, cacciò un urlo all'inizio che i genitori presenti fecero un salto sulle sedie. Questo è un esempio un po' particolare, no? Perché però indica una proposta a 360 gradi ai giovani pianisti di tecniche e di modalità della musica recente per pianoforte, e credo che sia un servizio importante per il futuro della musica. Francesco e Simone, voi come vi siete conosciuti? Mi pare di capire che il vostro sodalizio continui anche dopo l'esperienza dei piccoli pomeriggi. Ci dite qualche cosa a questo riguardo? Sì, subito. Allora, devo dire che io ho conosciuto Francesco nei piccoli pomeriggi. Proprio una delle primissime prove, senza che io dicessi nulla, lui è venuto a salutarmi presentandosi: ciao, io sono Francesco, e da lì è nata l'amicizia. E siamo stati compagni di scuola, di liceo, lo siamo ancora, e abbiamo anche fatto altri progetti. Abbiamo suonato innanzitutto dall'orchestra dei piccoli pomeriggi, siamo arrivati all'Orchestra Sinfonica del Conservatorio, abbiamo fatto una bellissima stagione l'anno scorso in sede, appunto, in Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Ma ultimo, ma non meno importante, grazie, lo ammetto, a un'idea di Francesco, abbiamo fondato un quartetto con un complesso molto particolare, perché è trio di archi più oboe. E eravamo tutti amici, perché anche l'oboista è stato un nostro compagno di classe, e quindi eravamo legati da un forte legame di amicizia, appunto. E il progetto è andato molto bene, siamo riusciti a vincere pure un concorso, il premio del conservatorio nella categoria di musica da camera, ed è tuttora in funzione, diciamo. Daniele, scusa. Prego, prego. No, sì, non volevo, appunto, mi stavo quasi dimenticando che la preparazione per il premio del conservatorio
siamo stati sotto la guida della maestra Emanuela Piemonti e abbiamo seguito il corso di musica da camera con lei. Daniele, tu riesci? È stata molto importante che, per la appunto... Daniele, tu riesci a seguire il lavoro che fanno i ragazzi dei piccoli pomeriggi anche quando sono usciti dal gruppo? Naturalmente, e sottolineo anche una delle ragioni, cioè in questo caso la loro maestra, Emanuela Piemonti, è stata la mia insegnante di musica da camera in conservatorio, quindi stiamo parlando di un passaggio di consegne, di un filo rosso che conduce tutto questo, cioè perché in fondo, io questo ci tengo a sottolinearlo, la musica da camera è stata quella che personalmente mi ha permesso di comprendere alcuni elementi, e io con Emanuela Piemonti appunto avevo un trio all'epoca, il trio classico, violino, violoncello, pianoforte, con Pavalessa e Pionieri, e lì ho imparato degli elementi della musica d'insieme che sono stati inestimabili per tutta la mia carriera come direttore dell'orchestra, ma soprattutto per insegnare ai ragazzi, quindi per ritrasmettere quello che dalla stessa Emanuela io avevo imparato. E dopo anni di lavoro con Simone e Francesco, che sono stati sotto la mia bacchetta nella formazione di Piccoli Pomeriggi, loro si riuniscono e nuovamente suonano insieme musica da camera sotto la guida di Emanuela. Cioè, io trovo che questo sia bellissimo, un valore, una ricchezza che non si può non premiare. Quindi... Guarda, infatti, a proposito di questo, ti dico che io penso almeno... che non dico il successo, ma anche il successo non solo musicale, nel senso non il fatto che suoniamo bene, ma anche tutto il resto sia un debito che noi abbiamo nei vostri confronti. Perché comunque noi due siamo ancora qua e abbiamo suonato insieme, e abbiamo suonato insieme in orchestra, abbiamo suonato insieme in varie orchestre, in varie situazioni, ci siamo trovati a suonare in quartetto insieme, e comunque questa è una cosa che dobbiamo a voi, perché comunque... Non so con quante altre persone io ho un rapporto, dico così, ma no, non per premiare l'amicizia, però un rapporto in cui io ho condiviso alla fine anche esperienze di questo tipo, cioè suonare con lui e suonare con... Nel senso, è proprio una cosa che io davvero sento molto, che è grazie a voi che io sono qua con lui, insomma, questa è la questione. E inoltre un altro grande debito che entrambi, credo, dobbiamo ai Piccoli Pomeriggi è... il conoscere l'ambiente del conservatorio, perché ci siamo ritrovati con tutti i nostri compagni di orchestra dei Piccoli Pomeriggi che si trovavano in conservatorio, e una volta capito che il nostro mondo era quello, è venuta spontanea poi l'azione di fare l'audizione per entrare in conservatorio. Tra l'altro il maestro con cui io ancora adesso sono sotto il maestro Fulvio Luciani, che era il maestro di molti dei musicisti dei Piccoli Pomeriggi in quel tempo, e io l'ho potuto conoscere grazie ai Piccoli Pomeriggi, e per questo ne sono veramente molto grato, nonché il mio maestro. E quindi sottolineiamo di nuovo un altro filo rosso, che Fulvio Luciani è stato il mio maestro di violino insieme a Daniele Gai, e appunto anche in questo caso c'è stata un'eredità. Insomma, tutto questo secondo me è molto significativo, e con Alessandro, io e Alessandro ci siamo conosciuti, forse una delle prime occasioni è stata quando è stato creato l'ensemble Niccolò Castiglioni all'interno del conservatorio con la direzione di Tito Ceccherini, e che Alessandro aveva promosso, e attraverso cui è stata presentata finalmente la nuova musica, la musica contemporanea all'interno del conservatorio in quegli anni, fu il progetto più significativo, sbaglio Alessandro? Sì, sì. No, è molto interessante tutto quello che state raccontando, e è un modo che ci fa capire come la musica veramente sia un'arte che diventa ancora più forte e più bella quando se ne condividono le emozioni, non è soltanto, grazie al cielo, star chiuso in una stanza, provare un passo per ore e ore che non viene per chi suona, o trovare per chi lo scrive o per chi cerca di interpretarlo. Insomma, la musica è una serie di legami che costruiscono cose belle, profonde nel tempo. Adesso però il tempo vola,
Allora, il programma adesso è questo. Io vorrei innanzitutto dare la parola al nostro padrone di casa, che è Giuseppe Scali, che ci parla di questo progetto dal suo punto di vista di discografico. E poi dopo torniamo, dico, a Neve, perché dico torniamo? Perché nel primo dei nostri incontri si era parlato del disco che si intitola Insieme, in cui era contenuto, diciamo, una variante, una diversa versione di questo pezzo, che è uno degli otto di Crescendo e che quindi poi riascolteremo prima poi di tornare a farci i saluti. Quindi abbiamo ancora tante carne al fuoco. Giuseppe, raccontaci di questo progetto dal tuo punto di vista. Sì, voglio ringraziare i Pomeriggi Musicali di Milano in primo luogo, sottolineando la grande professionale esperienza di questa orchestra nell'ambito della musica contemporanea. Con loro abbiamo in attivo diverse produzioni, sono tutte eseguite ad altissimo livello. Una delle caratteristiche principali delle nostre registrazioni è quella di privilegiare l'aspetto dinamico, quindi la dinamica. A nostro avviso questo porta dei benefici, diciamo, una certa naturalezza, si può dire, di suono, è per quello che ci concentriamo su questo aspetto. Ma perché dico questo? Perché nel caso di Crescendo, privilegiare con la registrazione appunto l'aspetto dinamico è stato particolarmente congeniale, perché ci trovavamo di fronte a due orchestre significativamente diverse, appunto i grandi e i piccoli. Una diversità, fra l'altro, aggravata ancora di più dal luogo della registrazione, in quanto i grandi registravano nella sala grande, quindi con un'acustica decisamente migliore, e i piccoli invece erano nel ridotto. E per questo motivo il progetto del suono prevedeva un ampliamento, come si può dire, fonico della registrazione in fase di masterizzazione per quanto riguardava i piccoli, perché altrimenti realizzare una produzione con una grande diversità di sicuro non avrebbe contribuito a un aspetto pario, e quindi di sicuro il valore artistico della produzione sarebbe stata decisamente penalizzato. Ma quando siamo andati appunto a lavorare sulla masterizzazione siamo rimasti particolarmente stupiti da una cosa, nel senso di osservare che il rapporto dinamico dell'orchestra dei piccoli corrispondeva agli standard tipici delle orchestre formate da adulti. Quindi avevamo un suono più piccolo, perché ovviamente i ragazzi per forza non sono più, ma era perfettamente equilibrato con un'ampia gamma dinamica che appunto ha permesso un connubio perfetto fra questo un connubio perfetto proprio fra le due orchestre, affinché appunto si potesse arrivare a quello che fondamentalmente desideravamo, cioè dire creare un'unica produzione e non un lavoro piccoli, grandi, A e B, ma che fondamentalmente il CD avesse questo aspetto unitario. Per concludere volevo farvi vedere, condivido un attimo lo schermo, così solo per indicare un attimo il libretto, che come vedete qua abbiamo copertina e retrocopertina, qui ovviamente le due parti sia di Crescendo che dei piccoli che dei grandi. Abbiamo deciso di partire proprio con i piccoli, proprio per dare ancora di più questa idea del Crescendo. Qua è possibile vedere il luogo, che sarebbe appunto la parte del ridotto, dove hanno registrato i piccoli, che è molto larga, ma nello stesso tempo molto, molto bassa, con uno studio mobile, e qui il sempre presente Alessandro, che noi lavoriamo veramente tanto nella musica contemporanea, cioè rispetto a tutti gli altri generi di musica, e sappiamo veramente quanto sia importante la presenza del compositore. Cioè lavorare con il compositore presente alla registrazione, oppure fare una registrazione senza compositore,
effettivamente vengono cose molto, molto diverse. Questo non vuol dire che la musica contemporanea, se appunto non ha il compositore, non può essere eseguita, però ecco, di sicuro otteniamo, come si può dire, situazioni proprio completamente diverse, anche, ma soprattutto nell'ambito anche temporale, nel senso con il compositore lì, in un attimo una difficoltà viene affrontata, viene subito superata. Quando non c'è compositore rimane sempre quello che è il dubbio, e così. Questo invece, anche se piccolina, possiamo vedere la sala grande, appunto, dove abbiamo registrato i pomeriggi, e anche qui un po' nel nome c'è Alessandro che sta seguendo appunto la varia registrazione, con l'ultima pagina che appunto riporta il curriculum dei due protagonisti. A questo punto tornerei su Enrico, che ringrazio moltissimo per tutti questi lavori, che diciamo, per le quattro puntate che è riuscito a rendere in un modo magnifico e stupendo, e creando appunto, a mio avviso, dei documenti incredibilmente preziosi che vanno ad integrarsi a quella che è la produzione discografica. Quindi grazie Enrico, grazie Alessandro, che è stato ovviamente il cuore, ma anche la mente in un certo senso di tutto questo. Non posso che abbracciare forte Daniele, che abbiamo lavorato in un modo stupendo con lui, e questi due magnifici ragazzi che ci hanno dimostrato come il cuore, anche giovane, può produrre, insomma, delle energie, delle belle parole, come si può dire, dei momenti fortemente emozionanti. Di nuovo grazie a tutti voi che ci seguite, saluto. No, il ringraziamento va a te, Giuseppe, che hai ospitato questi incontri, li hai costruiti, creati, e da parte mia è sempre stato un piacere anche conoscere direttamente appunto musicisti con i quali non avevo un rapporto anche diretto prima, quindi insomma è un'esperienza da cui tutti noi credo che abbiamo imparato delle cose. Adesso ci manca un ultimo ascolto, che è Neve, e quindi chiudiamo veramente il cerchio, la forma ciclica, torniamo alla storia, insomma, con la forma ciclica, perché nel primo incontro avevamo ascoltato un'altra versione, e quindi chiederei ad Alessandro di spiegare quali sono le differenze tra quel Neve, che era eseguito dall'ensemble ucraino che aveva inciso insieme, e questo Neve che è invece eseguito dai Piccoli Pomeriggi Musicali. Le differenze non sono moltissime, la differenza vera era che là le parti degli archi erano parti singole e poi erano parti collettive, ma il centro di interesse, quello che è importante è che là ho riportato quello che era il centro di interesse qua. Qual era il centro di interesse? Il pezzo era evidentemente il pezzo che deve essere eseguito d'inverno, era il pezzo natalizio del secondo anno, e allora ho pensato niente più feste come il primo anno, ma volevo proporre come scopo tecnico per una volta a tutti i legni e tutti i fiati dell'orchestra veramente la difficoltà ritmica, perché in questo caso sentirete un inizio, quello sì, è fatto tutto di quintine e settimine, ma perché e come presentarlo? Come presentarlo è stato semplice, cari ragazzi, la neve come cade? Non cade a scatti, non cade a quartine, cade andando qua e là. Allora, vedete, avete dei gruppi irregolari molto complessi, ma voi, per carità di Dio, non contate, ognuno di voi ha una parte diversa dall'altro, voi guardate il gesto del direttore, se vedete che avete cinque note in un quarto con dei buchetti che sono le pause, stateci dentro e suonate come se metteste in scena un fiocco di neve che cade con quel tipo di regolarità che cade il fiocco di neve. Quindi lo scopo tecnico è quello, immaginativamente però chiedevo la leggerezza, il pianissimo, di un fiocco di neve, ad esempio.
C'è una parte centrale dove ci sono delle folate di archi, e lì l'insegnamento era vedere un po' la velocità dell'articolazione, la massima velocità di articolazione toccata in questi pezzi, per finire poi questo che stupiva un po' nell'ascolto per ensemble dell'altra volta, ma non si poteva dire, cioè non avevamo detto qual era l'origine del pezzo, ho pensato che all'interno di una neve che cade si intravedesse, in fondo c'è sempre Natale di mezzo, si intravedesse, venisse da lontano, che ne so, da una chiesa, un corale in Bach, naturalmente scelto bene perché è Puer Natus Est in Bethlehem, ma fatto come? Fatto con gli archi che devono trillare ogni nota dell'accordo tonale del corale. Quindi è tonale, ma l'idea di vederlo da lontano viene sfocato perché ognuno trilla. Ma l'intonazione è praticamente difficile, che si tratta di trillare, ma si tratta di trillare una nota che deve montare un accordo tonale, naturalmente, e devo riuscire a sentire le note del corale bacchiano con questo gioco intorno e con alcuni fiati che raddoppiano alcune delle note del corale di un gioco di intonazione. Questa è un po' la traccia immaginativa e tecnica di me. Bene, bene, tutto chiarissimo. Quindi ascoltiamolo. Thank you.
È bello finire con questo corale sfocato, appunto, come ha detto Alessandro, attraverso i trilli, attraverso questo pianoforte che scende, così liquido. questi quattro incontri abbiamo visto, affrontato, incontrato, trovato tanti aspetti diversi della musica di Alessandro Solbiati. Abbiamo visto e approfondito alcuni aspetti relativi alla sua scrittura, al suo stile, al suo linguaggio, alla sua drammaturgia, quando abbiamo parlato di teatro. Ma se devo dire quello che mi ha colpito maggiormente, è stato un aspetto che forse a monte, o forse a valle, non lo so, di tutti questi aspetti, diciamo, tecnici, compositivi, stilistici. E mi riferisco al fatto che la musica di Alessandro porta sempre con sé una qualità di cosa affermativa, di cosa positiva. Peraltro, anche conoscendoci meglio, grazie proprio a queste occasioni di incontro, capisco che c'è in questo una perfetta aderenza tra l'artista e il compositore e la persona. Noi siamo anche, forse Simone e Francesco no, perché hanno la fortuna di essere così giovani, noi che lo siamo un po' meno, siamo anche abituati a pensare appunto alla musica contemporanea come qualcosa che è nata quasi sotto il segno di una rinuncia, o quando addirittura in certi casi anche distruttiva, all'ipotesi stessa che attraverso la musica si possa costruire qualcosa di bello e qualcosa di importante che trascende anche il bello stesso, la musica stessa. E invece quello che ci arriva molto chiaro da parte di Alessandro, nel pezzo più riuscito, nel pezzo meno riuscito, nel pezzo più felice, più immediato, nella varietà delle tante formulazioni, è questa, che questa fiducia arriva in una forma, direi, molto nitida, direi incrollabile. È una bella cosa che spero che Alessandro saprà conservare anche in tutte le cose che lo aspettano nel futuro. È arrivato il momento di congedarsi e chiederei a ciascuno di voi una battuta conclusiva. Iniziamo da Simone. Io innanzitutto ringrazio Alessandro per questo progetto che è stato molto importante per la crescita della nostra formazione musicale. Detto questo, auguro una buona serata a tutti quelli che sono stati con noi, a Daniele, e passo la parola al mio collega. Io anche ringrazio perché è stato, oltre che bello e formativo, anche molto divertente. E mi ha fatto piacere soprattutto rivedervi, anche se non dal vivo, però. E saluto tutti quanti. Buona serata. Daniele. Bene, grazie, ricambio i saluti naturalmente, ringrazio tutti voi dell'invito, di questa opportunità di poterci rivedere e riraccontare questo progetto. Se posso dire una caratteristica che mi rimane nel cuore della musica di Alessandro, bene, è la magia con la quale prende forma. Nel momento in cui guardi la partitura, puoi anche, appunto, se hai davanti a te un'orchestra giovanile, dire cavolo, come farò, ci riuscirò. Invece poi basta ascoltare, no? Il risultato, per vedere come prende forma. È proprio una magia in cui poi il personaggio, il tema, eccolo lì, da ascoltare davanti a noi. Grazie ancora a tutti. Alessandro, a te che sei stato il protagonista di questi quattro incontri, la chiusura. Il ringraziamento è a tutti voi, ma voglio dire qualcosa che va al di là del ringraziamento, perché è la fine di un ciclo di quattro trasmissioni. Un ringraziamento particolare è nel fatto di aver collocato questo incontro come ultimo. Perché? Perché le parole che sono state dette prima da Daniele, da Simone e da Francesco mi hanno profondamente emozionato, perché ci dicono che la musica è vita, che la musica è amicizia, che la musica è profondità nella gioia, nella serenità del lavoro insieme, e che approcciare, accogliere, incontrare la musica nuova proposta dei giovani che hanno davanti tutta la vita per fare il musicista, dice, deve dire, e ha detto in questo caso attraverso queste parole, che bisogna avere fiducia nell'uomo di oggi, in quello che può fare l'uomo di oggi. L'uomo fa cose terribili a volte, ma le fa anche di meravigliose, e bisogna avere fiducia che l'arte continui sempre a esprimere l'uomo, proponendo, passando il testimone a chi è giovane, nella maniera, come dire, credendo in quello che abbiamo alle spalle, credendo in quello che abbiamo alle mani, in quello che avremo al futuro.
questa ultima puntata, che arriva dopo alcune dedicate a cose più grosse, al teatro, eccetera, è proprio questo. Vedere i giovani che dicono queste cose mi ha riempito il cuore veramente di grande gioia. Sono felicissimo di aver collaborato a questo progetto, che ricordo come uno dei più belli della mia vita. Naturalmente grazie infinite a Giuseppe, che ha accolto questo progetto, e a te Enrico, che hai gestito in maniera meravigliosa questi incontri. Grazie a tutti. Signori, grazie a tutti, è stato un piacere, insomma, tante buone cose a tutti. Grazie Giuseppe di aver organizzato questi incontri. E anche al nostro regista. E al nostro regista Marco Cardone, giusto? Bravissimo. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci. Grazie.